La santità che la Chiesa di tanto in tanto riconosce e celebra è sempre frutto di una speciale grazia di Dio a una persona. E tuttavia, a leggere della vita di un santo o di una santa, si rischia sempre di pensare che la carità e la volontà comunque da loro dimostrate in vita siano un qualcosa di isolato e inimitabile. Per cambiare idea, bisogna entrare nella casa della mamma e del papà di Teresa di Lisieux. Qui la santità profuma l'ordinario della vita quanto la fragranza del pane e la casa di un fornaio. Non c'è nulla che Luigi e Zelia Martin non facciano con le loro figlie secondo lo stile del Vangelo, la regola della casa. La fede è la nota di fondo sul quale si vive il lavoro e il gioco, la carità a un povero o un momento di vacanza. Così è arrivata agli altari, mano nella mano, la prima coppia di sposi che domenica 18 ottobre la Chiesa proclama santa. Questa loro fede così cristallina, spiega il vice postulatore della causa di canonizzazione, padre Antonio Sangalli, non può non influire sulle ragazze Martin, compresa l'ultima della nidiata, Teresina. Per Teresa, senz'altro. Teresa ne porta un'impronta formidabile dell'amore coniugale del papà e della mamma e della santità. Stupenda la relazione che mamma e papà avevano coi figli. La prima cosa per loro era educarli con un'espressione un po', se vogliamo, ottocentesca, dicendo che volevano educare i figli per il cielo. Il cielo era Dio. Educare i figli nel timore di Dio. Questo io credo che questa coppia lo abbia realizzato in maniera sorprendente. Luigi e Zelia Martin sono la dimostrazione che amore sponsale e fede cristiana possono essere un prodigio di duratura bellezza. Per questo Papa Francesco ha voluto canonizzarli durante quel sinodo che sta cercando risposte alle tante debolezze che sfaldano la famiglia di oggi. Lo conferma padre Romano Gambalunga, postulatore della causa. Le cause sono iniziate nel 55, in realtà 55-56, però sono arrivate al compimento oggi in un'epoca in cui sappiamo bene qual è la crisi antropologica, la crisi dell'identità uomo e donna, è una cultura che la cultura del gender, è una crisi, diciamo così, in generale che è alla base l'esito finale dell'individualismo. Allora proporre la coppia è dire che la santità è veramente una questione di comunione, della capacità di riconoscere l'altro come una ricchezza, di accogliersi, di vivere un'alleanza, di darsi fiducia. E quindi la famiglia è esattamente il luogo in cui si impara a vivere questo. Padre Sangalli racconta l'esperienza personale che l'ha portato durante un pellegrinaggio a conoscere i genitori della bimba sanata prodigiosamente da una malattia incurabile dopo aver pregato Luigi e Zelia Martin. Rientrando in Spagna ho incontrato papà e mamma di questa bambina che mi hanno raccontato di questa guarigione insolita, di questa bambina prematura nata settimina con una grave malformazione, diciamo, al cervello, ha avuto una grossa emorragia cerebrale che era incompatibile prima di tutto con la vita ma anche con la salute psicofisica della bambina. Nel giro di un mese le cose si sono rasserenate, però bisognava ancora lavorare per poter dimostrare l'inspiegabilità di questa guarigione, cosa che è avvenuta in questi tempi.